You rappers get ignored, me I'm who they checking for. Va così. Va così, sì. Nico, dove andiamo? In Sicilia. Alla? Palermo. No, al mare. Al mare, sì. Quanto manca? Un'ora? No, che non. Un'ora che parte proprio l'aereo. Alle 11.55 c'è un bar. A mezzogiorno e mezza parte con l'aereo. E che ora sei in barca? Alle 11.55. Voglia. Meno di mezz'ora. 28 minuti. No, adesso siamo a Palermo. È questo. Ok. È arrivato. Ciao Volte. Le nostre valigie tutte belle insaccocciate. Sono insaccocciate le valigie di mamma e papà. Eh sì. Le abbiamo accocciate dall'Italia. Adesso è un po' nuvoloso. Ora prendiamo la macchinina e andiamo a mangiare, vero? Dal McDonald's. E vediamo quello che troviamo.
Chewing Gum White è il chewing gum che masticato regolarmente aiuta a ridurre le macchie superficiali dello smalto e a ostacolarne la formazione. Tutto quando sei fuori casa, dei Gum White, smalto più bianco. La tecnologia. E Nico, eccolo là. Ci aiuta a connetterci tra noi. Ci intrattiene. Piccolino, che abbiamo fame. Sono le... Aggiungi le sono. Non devi mai aprire quella maniglia, capito? Fino al 30 settembre. Quella maniglia là non la devi mai aprire. Che è pericoloso. Papà, caschi dalla macchina, perché qui non c'è la sicura dei bambini, capito? I dettagli dell'offerta. Oh, hai sentito bene? Mai! Mai toccare quella maniglia, eh? Ok? Qua la mano, me l'hai promesso, Guarda che muori se la apri, Capito? Non devi aprire la macchina. Allora sono le 3:05, abbiamo una fame, adesso vediamo che troviamo per mangiare qualcosa. E ce l'avremo sempre quando sale in macchina, sempre calce e cura. E particolarmente sensibili a certi argomenti, vi consigliamo. Tempo non è granché, anche un minuto fino a poco fa. Sulla borsa che ci stanno tutte cose dure, porello. Per pranzo era un chioschettino, come si chiama? Si chiama l'uovo dei pari. Un chioschettino che faceva i panini deliziosi. Cioè tu che l'hai preso? A Roma si chiama lo zuzzone. Tu come hai preso? Pane, panella e salsiccia. La zuzzeria. Invece il mio c'era il petto di pollo, pomodori e insalatina. Sì. Buonissimo, guarda, veramente buono. L'ha mangiato anche Nico, la scopendola. Com'era il panino, Nico? È vero? Adesso direzione San Vito Lo Capo, posiamo le borse e poi vediamo se riusciamo ad andare un po' a spiaggia, speriamo bene. Dopo.
bellissimo. E quindi abbiamo il mettino per Nicolas, carinissimo, con quadruccio. Qui c'è l'armadietto con il cassaforte, una seggiolina là. Poi abbiamo i comodini troppo carini, il muro è bellissimo, è lavorato, il letto matrimoniale. Lì c'è uno specchio, scrivania con un frigo. E poi c'è il bagno che andiamo a vedere subito. Troppo carino. Ciao. Con questa bella doccia. Si apre, vediamo un po'. È vero, bellissimo. Adesso usciamo fuori e vediamo la vista. Ah, là c'è il mare, guardate che meraviglia, con vista mare. E vede il mare, Nicolas? Guarda un po' là. Lascia sta la tenda e guarda il mare. Guarda un po'. Wow. È bello, ti piace? Sì, sì. Ma la porta le valigie così si mettiamo a posto le cose. Ok, carinissima veramente. Ok, dove ho portato? Pure qua. Che palle! Il supermercato ovunque. Mercato mio. Bello, grande, 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 come piace a noi. Ma sta registrando? Sì, pulcinello. Facciamo questo vlog. Ora è spento di registrare. Tanta cacca. Esatto. Ora hai smesso di registrare. Ma senti la canzone. Prendiamo un carrello. Ah, mi sembrava la canzone sta che senza fino a mo. No, magari. Questa è la gelateria però. Voglio un po' mangiare qui dentro. Che vuoi mangiare qua dentro? Sai che fai la gelateria? Guarda là, ci stanno un po' di giochini. Patata. Vai papà, è entrato, via, andiamo pure noi. Abbiamo comprato la gelatina per Nicolas. Questa ce l'ha pure a casa. Grazie. Sì. Ringo, sempre per Nicolas. Gna, gna. No, il video acquisti in vacanza, no! Vabbè, i biscotti di cotone, di cotone fiocco. Poi siccome non abbiamo portato i solari, abbiamo ricomprato i solari, quindi copertone Kids a 30 alta per Nicolas, crema solare protettiva. Addirittura dischetti per le orecchie. Certo. Poi per noi abbiamo preso questa della Bilbo a spray solare. Posso cominciare effetto a mangiarne seta. Uno? Sì, certo. E col fattore protezione 20 e è questo con microperle di jojoba e cocco. Lo proveremo domani. Per i miei capelli ho preso questo, era l'unico olio che avevano, della Dixon, olio incantevole magia per i capelli, con per capelli colorati e trattati a base di estratti benefici, aspettate,
a base di estratti benefici e di olio di fracaxi, che non so che cacchiarola è, lo proverò e poi vi dico. Anche questo poi abbiamo preso l'acetone, questi per noi per la sera, magari se ci prende voglia, che sono della McVitie's Digestive al cioccolato fondente, per Nicolas il succo al mirtillo, questo della Bravo, da tenere tanto abbiamo il frigo, e poi per dare una lavata ai costumi ho preso Biopresto bucato a mano, che è attivo anche con acqua fredda, quindi è perfetto per le vacanze. Ok, vediamo un attimo il tramonto, se si vede un pochino. Oh, qui siamo attaccati a un camping comunque. Sì, ho visto prima. Io non ci avevo fatto caso invece. Ma c'è il mare. Perché avevo guardato solo il lato mare, non avevo guardato il lato camping. Ci siamo fatti il nostro primo bagnetto, l'acqua è bellissima, calda, pulita. Uno spettacolo. Domani poi ci portiamo la action camera, così facciamo anche qualche ripresa sott'acqua, vero? Se può fa. E niente, adesso doccia, ci prepariamo e andiamo a cena. Vero? Vero, che te devo dire? Devi partecipare, devi essere attivo. Che culo, si cena anche oggi. Tutto po' scemo. C'ho parole. Anche oggi si cena, pensa. Oh, ma dovevi partecipare alla faccia da selfie, no? Ma sono un po' rossi questi capelli. Facci la faccia. A dopo. Dove siamo? In vacanza. Come si chiama il posto qua? Al mare. Ah, San Vito, lo capo. Il ristorante. Raiz. Cosa abbiamo fatto? Cosa abbiamo fatto? Che cazzo si ricorda, che è al cameriere? Già è tanto il suo ricorda lui. Dai. Dai, non ho capito. Non ricordo. Più o meno. Pappadari. Il tavolino è carinissimo. Ti collegno, poi devi fare la recensione. Tavolino a te. Cioè, sembra legno, ma non è legno. Mi sa che è adesivo. Bicchieri sembra vetro, ma non è vetro. Ah, porchetta è perfetta per pesce. Perché? Perché le vische si incastrano un po'. Ma io posso andare in giro con questa, secondo voi? E direi, ancora non ho bevuto, quindi. Dopo te la sequestro, io stavo alla videocamera, te la sequestro. Te la sequestro. Non ti nascondi dietro a un boschetto. Ah, svegli. Ufi. Dai soddisfazione, se no non ti lascio più. Comunque io me lo ricordo, abbiamo ordinato l'insalata di mare. No, è insalata di pesce razza. Quella piatto. No, insalata di pesce razza. Passo pure con i tanti insieme. E quell'altro è una caponata. No, non è una caponata, è la provola di bufala e bottarga di tutto. Poi io il pesce spada, te la frittura, Nico la frittura, te le verdure, io le verdure grigliate. Il vinello bianco. Del vino bianco, certo ne. Quando arrivano le portate fermo vedere come sono, io piattati. Te la brucio sta videocamera. Ma non ci rompe. Te la brucio. Mi fai mangiare in pace a me. Tu mangi in pace. Riprendo soltanto la piattistica. Dopo questa spegnere. Che ne pare della cena? Mamma mia. Ottima, Cioè io penso che mi ricorderò sti sapori nel tempo. Piatti bellissimi. Ma sì, buonissimi. Vero? Com'era Nicola sera? Tutto buonissimo, vero? L'ha assaggiato pure te un po' di pesce. Perché mamma stavamo al bagno. Non si sfida però. Tu di che cosa parlavi?
Stavano parlando dei bambini che vanno al ristorante e che parlano a voce troppo alta. Comunque, per chi è della Sicilia e venite a Isola, che c'è tra Isola? Di Isola del Capo, come si chiama? San Vito lo Capo, no, Isola del Capo. Quello è il vino. Io vi consiglio di venire a questo ristorante perché è davvero ottimo. Buonissimo. Grazie. Pazza e fai. Amico, guarda il castello, che bello. Allora, ci siamo fermati a una pasticceria. Un laboratorio di dolci tipici. Io ho preso una cassata. Cassata. Oh, idiota. Ho preso una cassata. Tu? Cannolo con la granella di pistacchio. Cannolo è fatto di ricotta, che qui dentro c'è una granita all'arancia. Fatta roppo di Giulia. E questa c'è il pistacchio dentro. Questa no. Qui è fatta con la pasta di mano, che piace. Buona. Buona. Aspetta, se riesco faccio pure una cosa. Com'è? Buono. E viva la Sicilia, vero? Gli abbasso la dieta. Che faccio la guardia. Vediamo. Dico là. Se entra o esce qualcuno, io sono qui davanti, mi sposto e li faccio entrare. Sai cosa vale anche se esce? Giusto. Senti qualche buono. Vai. Erano i dolcetti. Cioè ormai ti prendi proprio in diagonale, ma come stai? Se tu rendite conto che ormai fai riprese in diagonale. Tra poi faccio un verticale. Pensate come sta. Sto una favola. Ma raccomando. Comunque, a cassata. Buonissimo. Sì. Ado fa. La granita arancia buona. Arancia e rosa? Ma è rossa. Perché è fatta con i tarocchi siciliani. Me va ranguria. No, arancia rossa. Assaggia. Com'è? Pensavo fosse anguria. C'entra niente. Com'è? Ma è buona! Che buona! Aldo! Dio, ma sta distrutta! Restai lì. Mi vedi sempre a me così. Ah. Io mi dovrei spiccicare le mani in qualche maniera. Mamma, lo al mare? Lo sai come? Vuoi andare al mare? Mamma, lo sai com'è la granita siciliana? È buona! Io ho detto, sei bevuto pure tu il vino, lo passa. No, sei bevuto tutto lui. Meno male, però ti ha imbriagato a te. E come si chiamava quel coso che ci hanno offerto? Il Sambrusco. Andare tirato fuori il suo Sambrusco. Dimmi. Eh? Papà ha regalato a mamma una rosa di bell'adagio. Sì, mamma gli ha strappato una foglia. È rimasto quello che rimane del bell'adagio. Come si chiamava quel trinchetto? Col shortino. Quello che ci hanno offerto alla fine era acqua di cedro. Buonissimo. Acqua di cedro è distillato. Voglio la bottiglia. Distillato di cedro. La porta a Roma. Bottiglia d'acqua di cedro. Invece fatti i tampi. Invece fatti i tampi. Maria. Ti fatto i tampi. Fa caggio. Perché bevi, Dia? Fa male bere, lo sai? Sì, lo so. Vabbè. La prima giornata è nata. Ora serviamo un trinchetto.
Narro. Mi pare che stai benissimo così già. No, un altro. Sì, mica, ancora stai a fare riprese in diagonale. Fidate, basta così. Nico, andiamo a prendere un altro drink. Prima la tavoletta di Oceani, andiamo a vedere quanto costa. Ognuno ha già il suo. Addio. Vabbè. 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 Un minuto e sono subito da lei. Bertelli. Aspetta un attimo, cos'è il mio minuto? Che era? Lui fa il maialino perché gli piace Peppa Pig e quindi ha un Peppo Pig. Comunque, dopo andiamo a prendere un drink e poi ci rivediamo in camera. Un Pippo Bocco. Un Bocco. Pippo Bocco. Ci vediamo dopo in camera, vero? Ma in italiano yeah. Si chiama George Pig. Come? George Pig è il romano, invece in dialetto siciliano si dice Pippo Bocco. Aspetta, devo spingere. Ma deve essere aperto, chef. Oddio, pausa, stanchezza tacchi. Io mi sono divertito con la super dance. Guarda chi... Lui fa le recensioni. Guardami che e io fa... mi riposo perché mi fanno male le gambine. Guardami che ballo. Dance. Che bravo. Ma sì, troppo bravo. Shakira. Mani su. Mani in giù. Mani là. Mani in giù. Mani in giù. Yeah. Un, due, tre. Ma che bravo. Ai, a me fanno male le gambotte. Perché abbiamo camminato circa 8 chilometri per arrivare a quel Kaiser di ristorante. E mi sono messa i tacchetti. Domani non mi frega più, scarpe basse. Ai ai ai. Mo siamo quasi arrivati in hotel, però non ce la facevo più. Mi si è scaricato il telefono. E quindi pausa. Pausa, vero? Ci ho pure messa gli occhialetti perché non già vedevo una cippa lippa. Ci siamo divertiti però, vero? Sì, con la dance. A dopo in camera. Dopo in camera, ciao. Ciao. Quella sembra l'albero azzurro e il buchetto per Dodomo ci arrivano a vita. Dodò, Gipo e Laura ci dormono pure. Sì. Sì, dormono dentro al tronco. E l'albero azzurro di? Dodò. Yeah. Sura, io. Camera distrutti. Buonanotte a? Tutti. Good night, a domani. Ciao. Buongiorno. Metti la telecamera indietro e riprendilo. Indietro, mamma. Ciao. Buongiorno. Metti la telecamera indietro e riprendilo. Indietro, mamma. Dice, Massa e Orso, lo riprendiamo. Ma riprendiamo da davanti, Massa e Orso. Guarda. Che carino. Ciao, Massa, ciao, Orso. Lì c'è il castelletto. No, comunque questo è vero, cioè se... Eccolo là. Bello. Fate da vicino al castello. Au castello. Veste di stampa. Ma c'è pure un banco, ma là. Che bai che vuoi. Anche te. Qua c'hanno borse da mare. Oh, costumi. Questa è la piazzetta principale.
Là c'è uno Spider-Man. E amico. Adesso c'è uno Spider-Man. Niente. Ah, c'è Calzedonia. Ho trovato un bel costumino intero. Nicolai, di chi so questi che mi avete messo qua la bandana? Questi giocattoli sono mia. Di chi sono? Mia. No, sono tutti mia. No, no. Il trenino, la casetta, il rastrello, la paletta, il piattino e il secchiello. Tutti mia. Sono tutti mia. Qui c'è un bel banchetto di frutta buona e verdura. Ma che? Oggi il mare è proprio in tavoletto, vero? Come mettiamo la crema, Enrico? Prima la crema. Siamo 20 minuti. Un po' troppo 20. Eh? Un po' troppo 20. No, facciamo 10 minuti. E famo lungo. No, ci andiamo noi in acqua. Ristoranterini. No, ristorantini. Comunque c'è anche Yamamai e Calzedonia. Prima ero entrata per dare un'occhiata ai costumi. Bellissimi, quelli di Calzedonia sono bellissimi, anche Yamamai. Che bei tatuaggi c'era quello. Poi perché è più calmo? Mo spieghi. Perché qua il mare è più caldo. Oggi è grosso il mare. Devo
fare in Gazzeta. Peccato, perché ci stanno delle onde forti, una corrente, un vento forte proprio. Noi ci andiamo a mangiare un panino. Faccio vedere l'entrata del posticino. Oddio, mi sembra pieno. Mi sembra pieno là dove è. Oddio, c'è. Beh, non ci sarà un posto, no? Vabbè, poi vi faccio vedere quello che prendiamo. Come si chiama? Tosti. No, tasty. Tasty. Ci andiamo a cena una sera. Eccolo là, vedete? Proprio piano. Vediamo un po' se troviamo un posticino. Altrimenti portiamo via. Vabbè, un po' pieno, c'era troppo da aspettare, quindi stiamo andando in un altro posto a prenderci i panini. Vieni un po'. Io ho i piedi. Arrivati da panino. Allora, io mi sono presa un'insalata di riso, l'acqua, il succo, e adesso arriva il panino per lui. Abbiamo preso un succo di verdura. Couscous di verdure e dopo prendiamo qualcosa, vediamo un attimo cosa prendere. Buon appetito. Diego poi ha preso un arancino al ragù e uno a prosciutto e mozzarella, e questo è il panino che viene con la sangue, come pazzesco veramente. Via, girate. No, prendi in mano così, schiaccia qua e mozzi. Buon appetito! Vediamo. Ottagono. Cioè, giro questa, abbiamo preso 1,5 kg oggi per uno a pranzo. C'è la panella a bocca. La volevo assaggiare una. Su che mi stai a fare video? Dai, rifai i super pigiamini. Da capo. Gatto boy, buffetta, Diego, andiamo fantastico trio, nell'oscurità, sfida e combattere la criminalità, siamo i super pigiamini, furtivi, istintivi, decisivi, contro tutti i cattivi, siamo i super pigiamini, na 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 na, pigiamas! Bravo! Bravo Nico! Hai visto, sì che bravo! È un super pigiamino! Ma che onde ho! Andati via dalla spiaggia perché il tempo si sta mettendo un po' male, stanno arrivando tutte nuvole nere, nerissime. Intanto ci siamo venuti a prendere, che l'ha messo un vlog, e ci siamo venuti a prendere una granita e un gelatino qui al bar vicino.
niente, dopodiché torniamo a camera, ci prepariamo e stasera andiamo in pizzeria e poi ho visto una bella profumeria e sicuramente faremo un giro insieme. Dove vai? Tanto lui sei in pizza. E ho preso questo. Ecco, arriva il mio gelatino. Eh? Eccolo. Dove metti? Buono. Dico, a te ne folle nottata. Con nubi nere in agguato. Vero, Nico? Nubi nere nere. Sì, sì. Come esuli pensieri. Vi porto in una super, super profumeria bellissimissimissima. Yeah! L'ho trovata anche qui, io trovo tutto, vero Nico? Sì, sì. Che mamma trova tutto? Sì, sì. E poi ci andiamo a mangiare una pizza, una bella pizzetta. E là in fondo c'è l'albero azzurro di Dodò. Sì, a dopo. Eccola là la bella profumeria, che si chiama? Come si chiama? Diaghe? Ingroshop. Ingroshop. Eccola qua. Le palline giapponese con questa videocamera sempre in mano. Vedete? Promette bene. Quindi ora entriamo. Non penso di poter riprendere, però vi dirò. Siamo al ristorante della Sicilia, Flash Pizza. E di chi è la pizza tua? Mia. La mangio io la pizza tua. Io mi mangerò pizza, patatine fritte e crocchette e anche il supplì. Cavolo, voglio vedere. Sì, patatine fritte. Se si mangia la pizza è già un miracolo. Tu che ti sei ordinato, Diego? Una cosina leggera, tipo pizza e tutto. Pizza, pizza, cioccolata. Ve lo ricordate? E la corroboriamo con una bella vice. Buona. Queste sono buone. E stampa la Tuborg. No, che Tuborg. E non strilla, oh. Anche la mia pizza è molto delicata, molto vegan. Con salame piccante, c'è di tutto. Pizza, vabbè, dopo vedremo. Pizza e puerco. Come noi. Una famiglia di porci. Sì, siamo come Peppa Pig noi. Comunque, a dopo con una... Solo che la famiglia dei porci so quattro. Chissà. La famiglia dei porci. Siamo in tre. C'è Peppa Bocca, Pippo Porco, a Bocca di mamma e un Bocca di papà. Vabbè. Questa è la nostra famiglia. Che Dio ci aiuti, datemi la pizza. C'ha fame. A dopo. Che dicevi? Dalla fame mangerò la sedia. Proprio affamato. A tra poco. Pata pizza. Quella di papà? Casereccio. Che c'è? Prosciutto, origano? No, è bacon questo, origano, acciughe, mesa bufala e pachino. Wow. La mia si chiama sfiziosa e c'è il salame piccante, le melanzane, i pomodorini, le olive e l'origano. Buon appetito. La mia pizza è rimasta perché non ce la faccio più, ma è deliziosa. Che sei una ragazzina. No, non ce la faccio più, da quando sto a dieta ho meno fame. Io pure. E quindi ecco qua la mia, però vi assicuro, cioè, se venite in Sicilia a Vito, San Vito Locato. Vito San a San Vito Locato, passate a Pizza Flash perché è davvero buonissima, però non ce la faccio proprio più. Nicola si continua a mangiare la sua pizza e patatine fritte, vediamo un po' se anche lui fa come il papà e se la finisce. Ma guarda, non ce credi? Non ce la fa. Intanto finisci con la birretta buona, la Vice, che ci piace la birretta, sì. Tira un bacio alle mie amiche. Ma perché si riprendi sempre in diagonale? Un po' pare che sto storto io. Per cercare di ripiatte tutto, perché così te dai. Non centro. Così te dai, io dovrei ripiatte così. Quindi ti metto così e ti dio tutto. Sì, ma la gente fa venire il mar de mare pure. Vabbè, è vero, scusate. Ciao.
Nico, tira un bacio alle mie amiche. Nicola, sta finito tutta la pizza. Bravissimo! Grazie. Era buona, vero? Anche il Jack Sparrow. Quello di Pirati dei Caraibi. Guarda come scodinzola il cane. Cosa hai buttato tu? Niente. E niente. Mi riesco più a tornare indietro. Ok. Che senso? C'è vento. C'è vento. Guarda che belli quei rigori che là. Sento come del bagnato. C'è Coca-Cola. Beh, ma che è aperta. Non penso, sarà bagnata la bottiglia perché c'è un po' deghiaccificato. Beh, insomma, ho chiuso benissimo, non era. Però, vabbè. Tanto no, gli ho il tabacco. Oh, mia, leva la bottiglia. No. Ma che fanno? Nonna, ma che dimo? Una barbaretta a piazza il caffetto. Il caffetto? Co? Col grappetto. Sei viziata proprio ormai, eh? Sì, sta in vacanza. Stomba. Sto in vacanza. Don't worry. Be happy. Allora poi faccio vedere pure la piazza laggiù che fanno tutte le sere, giocano con gli scacchi giganti. Tutte le sere. Tutte le sere. Fanno le, gli scacchi giganti. Gli scacchi giganti. Oh, mamma mia, che borgare. Guarda che io sto come te. Sta molto peggio. Che concello, guarda. Vedete là, c'è un saccheggiante, vedete proprio. Là, giocano a scacchi gigantissimi. Mazza il pubblico che c'è, stanno a fare un mondiale. Ma sarà un partitone, oh. Se due io niente, fai dopo 5 minuti e quelli che giocano a scacchi, no? Dai, perché ti piacerebbe? Ma mamma mia, va! Qua c'è proprio i mondiali, mi sa che stanno a fare. Oh, ma io sto assaggiando. Non deve godere.
deve godere. Tanto godere. Vediamo un po'. Riesci tu a imparare? Sai che è un partitore, allora che scappo morte. Già che da qua vuoi essere qualcosina, vedi, eh? Devo vedere. No, sta buono, papà, su. Ecco, vedi. Una partita di scacchi. Giganti. No. Che stanno a giocare? Casa. Io voglio vedere come gioca. Camilla! Scattato quello l'applauso per la mossa. Vai, vai là. Senza pestare i piedi a nessuno. Senza pestare gli scacchi. Sono già partita con sé. Sono già molto male. Sarebbe molto, Leo, è matto, vieni. È matto. È matto vuol dire che c'è più. Impossibile giocare. Camilla! Andrea! Andiamo! Andrea! Sì, andiamo. Vabbè. Sai che ci stanno i banchi? Ah, sono ristoranti, non sto a bancarelle. Direbbe. Che è il Teve Respo? Dove andiamo? A parte. Quello? Se vuoi lo cambiamo. Non è uguale. Vabbè, abbiamo visto pure un pezzo della super partita di scacchi giganti. Ti è piaciuto? Hai trovato avvincente? Bellissimo. Aspetta che c'ho la visuale avanti. Ecco, molto inquadro. Così però. Bellissimo. Perché sempre storto a me? Palle. Che sei troppo lungo. Ma tu, sei la prima donna che me lo dice. Beh, non t'avrei mai sposato se eri troppo corto. Senti, comunque, tra quello che cantava Don't Worry Be Happy e gli scacchi, l'attrattiva è forte qui al paese. Però si mangia bene, quindi il mare è bello. Quindi. No, ma devo dire che mi hanno detto che era un posto. Ma dici Jack Sparrow? Papà dici Jack Sparrow col invece pane? Non è vero. E no, è vero, infatti c'è. Certo, non ci stanno divertimenti. Dicevo quello. Ci stanno divertimenti. Sì, ma non è che cerchi la discoteca quando c'hai 40 anni e rompi coglioni del figlio. Bello di papà, bello. Però dai. Però dai. Sì, bene. C'è lo struscio. Struscio. È stata per ora una bella esperienza. Ma sì. Da consigliare. Dobbiamo far male noi. Manca un'edicola. Hai visto un'edicola? A me non mi manca per niente. A me sì, sai. Invece. Domani andiamo a cercare un'edicola. Senz'altro. Sì, assolutamente. Mi sveglio presto, ma andiamo a cercare un'edicola. Voglio vedere se ti svegli presto. Ci credo manco se ti vedo che ti svegli presto. Vedrai che non faccio colazione da solo pure oggi. Vedrai. No, no. Andiamo al bar. Voglio andare perché? Al bar. Vuoi andare al bar? Voglio andare al bar. Perché vuoi andare al bar? Vuoi andare qua? Andiamo. Mamma, amore. Gira la telecamera a tutte e due. Tutte e due? Lo sai perché voglio portare il profumo Cali? Perché voglio sentire il profumo di mamma. No, amore. Cucciolo. Perché Nicolas ha un cuscino che una volta era mio
e lui è abituato a dormire con quel cuscino perché dice che profuma di mammina, vero? Cucciolo e Tommy. Comunque adesso andiamo al bar. 2 ore costava lì. In camera. Che fa pure fresco stasera. Fa freschetto. Sì, dai. Dammi la manina. Quindi lì ancora si fa la partita, noi ci siamo presi un caffè con un grappin per scaldarci e adesso ci avviamo in camera. Niente aria condizionata perché fa freddo. La partita lì è ancora in atto. Quella stava convincendo quelle persone a fare la gita in barca alla riserva del Zingaro. E sta a dire, guarda che se sì, ci può arrivare a macchina, però poi devi fare un quarto d'ora di discesa e poi devi fare il pezzo a piedi e poi ritorna a salita. Hai capito? Gli sta a bastire, è meglio andarci in barca. Beh, quelle sono sordi, quindi. Sordi sì, normale. Che ore sono? Le 11:10. Siamo stanchissimi dopo tutta la giornata al mare. Chilometri e chilometri fatti. Siamo distrutti. Chilometri di coda, passo passo. Eh? O chi ci prova pure a farsi il passo. Ma ci fate caso, ho bevuto. E quindi... Guarda tra sta gente, qualcuno con lo sguardo intelligente. Chi è? Cosa sta? Aspetta, chi dorme sul volante, chi sbadiglia, chi litiga con tutta la famiglia. Non ci fate caso, io do con via con lui tutti i giorni della mia vita. Arcolizzato. E niente, vabbè. E anche mi divorzia un libro con una persona e mescola la vodka con acqua tonica. Ma perché beve? Comunque adesso ci riavviamo nella nostra stanzetta, il nostro secondo giorno di vacanza è... So siamo levato dal cazzo. Vabbè, dimo così. Perché a romano è così però, dai. Noi la parolaccia ci esce facile, ma dimo col cuore, vero? Buonanotte. Buona notte a tutte. Ciao. Ciao ciao! Oh, amore mio! A domani la piccola! Stasera c'è l'animazione in camera perché noi abbiamo il camping. Il camping è vicino. E aspetta che fermo qua. E quindi stasera si balla in camera. Toh. La lettera S. Oh, che vorresti dire? Mi fai male. Sei delicato. Allora, la sigla di questa vacanza. Te lo dico, te lo chiedo, te lo chiedo, te lo dico, 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 te lo dico. Eccolo che parte. Vedi che fa l'alcol. Aia, avanza. Mannaggia, ora vi faccio vedere pure. Aspetta, mo se balla. Prima aspetta, mo ballare. Prima aspetta, devo far vedere. Gli acquistini che ho fatto. Oh, non li morti. Che ho fatto in quella profumeria. Poi è uscito un po' di Coca-Cola, mi sa. Vabbè, che ci è presa. Vabbè, ho preso queste per che sono Big Twin Lady e sono 5 pezzi che sono sempre utili quando si sta al mare. Poi un sapone intimo perché qui in hotel non c'è.
Quindi abbiamo preso questo Infasil Sensazioni Naturali, fragranza delicata, clinicamente testato, con un tocco di camomilla. Poi, vabbè, le verde che non me le ero portate, le strisce depilatorie grandi, avevo portato solo quelle piccoline per il viso. E poi per me ho preso... Te lo dico, mamma, no. Ma come lo fai io? Ho preso questo della New York Colors e è Getting All, è matte lip color e stava in offerta, cioè stava a 3,99 euro. Io per ora ne ho preso uno da provare, vediamo un po' com'è adesso, se mai mi faccio lo swatch, perché sto tenendo la videocamera dietro. Tieni un attimo che faccio lo swatch in diretta, cioè in diretta, non è che lo mando in diretta al video. Anche perché su sta videocamera c'è manca il wifi. No, però non sembra male. C'era anche un altro nude che mi piaceva. E vediamo. Poi mi sono preso un orecchino per il nasino di ricambio, sempre con la pietruzza, però un po' più larga. Più larga mi fatta la musichetta erotica sottofondo. Sì, fa così. No, vabbè. Ma come lo fai io? Vabbè, questo è l'orecchino per il naso. Riesco a inquadrarlo? Sì, ce la posso fare. Eccolo qua. Adesso anzi me lo metto subito perché quello che ho è piccolino. Questa è la pietrina un po' più grande in argento e quindi me la metto e niente, vabbè, dopo se scatta l'animazione, vabbè. Se scatta l'animazione un po' più forte, ci parte, vedi, per balletto. Sì, questo tra un po' crolla, no. Perché è carino, qua nella stanza ci lasciano sempre tutti i giorni tre baci. Ecco. Nicolo, vuoi il bacio per Perugina? E quindi davvero? Dopo due papà, ce lo smangiucchiamo, lo vuoi subito? Ecco qua. Brava, 10 alla mamma. Cretinetto. Io bacio per Perugina, buono era. È un vecchio d'amore potente. Se vuoi essere amato. Oh. Learn to love Bosho. If you want to be love, then love. Minchia. Vabbè. Comunque io. Non funziona! Che cosa? Devi rimettere il volume da qua. Vedi qua, mamma l'ha tolto. Clicca qua. Ecco, bravo, mo lo alzi. Allora, comunque io ho trovato il rossettino, questo della New York Color, vabbè, messo un po' alla sputama in faccia, però volevo provare il rossetto come sulle labbra. E a parte che c'ha un profumo di fragola pazzesco, buonissimo, veramente, e anche molto confortevole. Poi io qui ho le labbra un po' gonfie oggi, qui, perché l'ho un po' torturettate. Sì, ma non è molto matte, devo dire, è un po' glossy. È semi matte, infatti, diciamo. Rossetto, no, qua dice rossetto matte. Cioè, veramente non è matte, cioè, io non so. Mi sa che pure transfer. Porca loca, si è transfer. Vabbè, però ho pagato 4 euro. C'ha un profumo di fragola. Allora non mi baciare che se poi mi aiuti di noi. Molto spaciucchio tutto. No. Via qua. Guardate, scappa. Non si fa baciare. Devi gemasco, mamma. Non è frantumate. Sì. È ancora intatta. Adesso non c'è più di gemasco. C'entra le chiappe del mamma. Da. Comunque l'ho trovato, c'ha un profumo pazzesco. Queste sono le mette, vabbè. E c'ha un profumo pazzesco di fragola, però non vale una cippa lippa perché mi si è appiccicato tutto sulla mano. Ho fatto la prova no transfer. Rimane sempre un po' lucido, però vabbè, per l'estate è carino comunque, anche se rimangono un po' lucidi, rimangono. Sì, rimangono. Anche se rimangono un po' lucidi, per l'estate va più che bene, quindi non è male, dai. C'era anche un nude che mi piaceva tanto. E
non lo so, però se lo prendo. Se lo prende accento, mica è bravo. Mm? C'era un nord che mi piaceva tanto. Mi sta uscendo in siciliano un po'. Sì, mi piace pure il dialetto siciliano, quindi un po' mi esce. E quindi niente, mo vediamo l'animazione come procede la serata. Balliamo? Ehi, guarda che mazzo! No, balliamo, balliamo. Eh? Oh, balliamo. Senz'altro balleremo. Mazzo. Vabbè. Vabbè. Un secondo e sono subito da lei. Era un minuto. Ah, vabbè, un secondo, un minuto, sta a guardare. Un minuto, io sono dubato da lei. A chi era poi che diceva così? Bertelli? Non te la ricordi? No. Anzi, non te lo ricordo. No, non so, manco chi cacchio, eh. Come no? No. I soliti idioti. Ma giusto. Dai. Prioritaria, dice. Ma hai visto? Vabbè. Sono subito da lei. Un minuto e sono subito da lei. Bertelli! So fa casino. Sì, tra un po' che bussa. A tra un po' bussi te e andiamo a prendere un altro grappino. Non esagerare. È sempre la solita esagerata. Sempre, sempre. No, li mordi. Cioè, mi ha ferito qua. È matta, vedi che è matta. Te sei matta. Oh. Io non so matta, Rossetta è matta. Così. Un bacino. Good night. A domani. Ciao.